Binge watching. Quanti di voi sanno cosa significa questa parola? Alzate la mano. Bene. Quanti di voi hanno fatto almeno una volta nella vita binge watching? Ma lo spiego pure agli altri. Binge watching è un termine nato abbastanza recentemente che indica l'attività di guardare una puntata dietro l'altra di una serie TV senza interrompersi mai. Per capirci, quelli che hanno alzato la mano lo sanno, è la classica maratona da divano. Ci mettiamo lì e guardiamo un episodio, poi un altro ancora, poi un altro ancora, poi un altro ancora e non ci fermiamo mai. Oggi, grazie a strumenti come Netflix e tanti altri, infatti è cambiato il modo con il quale usufruiamo dei prodotti seriali, le serie TV o di altro tipo. No, non dobbiamo più aspettare una settimana, come succedeva prima, per un nuovo episodio. Ce l'abbiamo tutto lì. Ne vogliamo guardare uno? Un altro ancora, sono tutte a portata di un click sul nostro telecomando. E se ci pensate, qualcosa di molto simile capita anche con gli oggetti, grazie a strumenti come Amazon Prime. Di cosa avete bisogno? Di un libro, di un paio di scarpe, di un accessorio per il vostro smartphone? Qualsiasi cosa voi abbiate bisogno potete ottenerla il giorno dopo, in alcune città addirittura nella stessa giornata, dopo poche ore. Ancora una volta, tutto lì, a portata di un click sul nostro smartphone in questo caso. E vogliamo parlare del cibo? Cosa volete mangiare stasera? Avete voglia di pizza? Preferite sushi? Volete un hamburger? Volete mangiare pasta, carne? Dovete solo scegliere. Avete tutto a portata di un click sul vostro smartphone, grazie a strumenti come Just Eat. E che dire del sesso? Volete saltare la trafila di uscite imbarazzanti, di serate dove non sapete cosa dire, dei due di picche imprevisti? Oggi si può. Ancora una volta abbiamo tutto lì a portata di un click sul nostro smartphone, con strumenti come Tinder. Penso che uno degli impatti più grossi che abbia avuto il digitale, la tecnologia in generale sulla nostra vita, soprattutto negli ultimi anni, è in termini di velocità. La velocità con la quale riusciamo ad ottenere le cose. Questi che vi ho mostrato, Tinder, eccetera, sono solo alcuni dei tanti strumenti, applicazioni, sistemi, aziende che hanno letteralmente abbattuto le barriere tra noi e i nostri desideri. Barriere in termini di spazio, ma barriere soprattutto in termini di tempo. Io più penso a questa cosa e più credo che stiamo vivendo un po' l'epoca del tutto e subito. No, ci stiamo abituando a questa cosa che apriamo lo smartphone, c'è un'app e possiamo ottenere una cosa. Lo stiamo iniziando a dare per scontato un pochino questa cosa del tutto e subito. Gli americani, che ovviamente hanno un nome per qualsiasi cosa, chiamano questa tendenza che abbiamo negli ultimi anni col nome di instant gratification, che significa gratificazione istantanea. Se non avete mai sentito questo termine, vi faccio un esempio, vi faccio capire che cos'è la gratificazione istantanea. La doppia spunta blu di WhatsApp. E tutte le problematiche che ha introdotto questa singola novità. Ditemi che non è mai capitato a qualcuno di voi di guardare il vostro smartphone, in particolare di guardare WhatsApp, aprire una chat e pensare o dire la frase «ha visualizzato ma non ha risposto». Con tutte le conseguenze che questa frase porta nella nostra mente, no? In termini di arrabbiature, di congetture, di pensieri, di incazzature che ci facciamo solo perché qualcuno ha visualizzato ma non ha risposto. Credo che col digitale stia succedendo una cosa, stiamo iniziando a confondere la velocità del mezzo con la velocità del fine. E questa cosa è terribile perché ci sta dando dentro di noi che grazie al digitale c'è una sottile illusione di successo, come se grazie al digitale il successo fosse alla portata di tutti, come se fosse quasi dovuto e veloce, rapido, immediato. Ma questa è solamente un'illusione. Ci siamo circondati di metriche di vanità per alimentare questa illusione. E quindi viviamo l'epoca nella quale contiamo i like, contiamo le condivisioni, contiamo i retweet, contiamo i follower. In un momento qualsiasi uno di voi può aprire lo smartphone e condividere qualcosa su uno dei social media e avere un risultato immediato, avere un riscontro immediato, avere quella gratificazione istantanea di cui vi parlavo prima. E paradossalmente quando non ce l'abbiamo, iniziamo ad arrovellarci su cosa è andato storto. E quindi, perché sto facendo così pochi like? Perché nessuno sta commentando? O peggio ancora, perché quella persona mi ha tolto il follow e non è più mio amico? Sapete qual è la cosa più assurda di questa faccenda? Il nostro cervello, quando si trova in questa situazione di gratificazione istantanea, è stato provato che produce una sostanza che si chiama dopamina. La dopamina ci fa stare bene, ci dà una bella sensazione, quindi più ne produciamo più ne vogliamo. Se non avete mai sentito parlare della dopamina, la dopamina è la stessa sostanza che viene prodotta quando fumiamo, quando beviamo alcol, quando scommettiamo, tutte cose che hanno una caratteristica in comune, che è la dipendenza.
E questa illusione di successo, lentamente, credo che sia un pochino alimentata anche dai media negli ultimi anni, con il racconto continuo di storie di persone, di ragazzi che grazie al digitale sono arrivati al successo molto molto velocemente. Sono diventati ricchi fin da giovani, questo alle mie spalle è solo uno dei tanti, no? La storia di Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, penso la conosciamo tutti quanti, non devo raccontarvela via, ma lui è solo uno dei tanti. Lui è Evan Spiegel, il fondatore di Snapchat, con una storia molto molto simile a quella di Mark. O ancora Kevin Systrom, il fondatore di Instagram, ancora una volta una storia molto simile a quella dei due precedenti. Oppure, se vogliamo prendere un esempio tutto nostrano, tutto italiano, la fashion blogger più famosa del mondo, la nostra Chiara Ferragni. Storie di questo tipo non sono più solo nei media di settore, come succedeva in passato, ormai sono ovunque, diventando molto spesso dei punti di riferimento, se non addirittura un metro di paragone, soprattutto per i più giovani, soprattutto per i ragazzi. E voi a questo punto potreste dirmi che magari sta roba a voi non vi riguarda, non vi tocca, voi siete diversi, tutto questo che ho detto a voi non vi tocca. E potrebbe essere così, magari avete ragione, però potrebbe riguardare i vostri fratelli, le vostre sorelle, potrebbe riguardare i vostri figli, potrebbe riguardare i vostri nipoti. Ci sono studi scientifici, soprattutto negli Stati Uniti d'America, negli ultimi anni, che hanno dimostrato che questa tendenza alla gratificazione istantanea, al tutto e subito, sta avendo un impatto devastante sui giovanissimi. Sulle nuove generazioni, dai millennials in poi, sta avendo un impatto devastante. Le nuove generazioni, i ragazzi, i giovanissimi, ormai hanno sempre meno autostima, un senso di insoddisfazione perenne, di inadeguatezza perenne, una mancanza di fiducia nella vita privata, ma soprattutto in quella lavorativa, visto che è di quello che stiamo parlando oggi. Questo ne è solo un esempio. Non so se avete mai visto questa ragazza, lei si chiama Lisette. Lisette è salita alla ribalta della cronaca qualche mese fa per una storia che è surreale. Lei si era appena trasferita a New York e si è letteralmente riempita di debiti, in pochissimo tempo, per comprare cose, oggetti, vestiti, gioielli, solo per poterli mostrare nelle sue foto su Instagram. Una storia surreale, lo ripeto, si è riempita di debiti per comprare oggetti da mostrare nelle sue foto su Instagram. Perché lei si era trasferita a New York e quindi voleva vivere una vita da star. Anzi, oggi diremo una vita da influencer. Poco importa che in realtà aveva messo in piedi una farsa, perché quella vita non le apparteneva. Anzi, paradossalmente, lei non poteva nemmeno permettersela quella vita, non aveva i soldi. Ma non le interessava. No, perché lei voleva il tutto subito. Voleva il risultato immediato. Voleva la gratificazione istantanea di cui parlavo prima. Sapete cosa credo? Credo che un po' alla volta stiamo perdendo l'uso della pazienza. Stiamo iniziando a dare per scontato questo tutto e subito. E stiamo anche diventando dipendenti da questa gratificazione istantanea, o instant gratification, come la chiamano gli americani. Ma non confondetemi, quando parlo di pazienza, la pazienza non ha nulla a che fare con la lentezza, con l'immobilità. La pazienza, per come la vedo io, è visione. È il riuscire ad investire nel lungo periodo, darsi degli obiettivi nel lungo periodo. Non so se avete mai sentito il famoso discorso di Steve Jobs a Stanford, lui fa una metafora bellissima, dice: nella vita non puoi unire i puntini guardando in avanti, li puoi unire solo guardando indietro, però ad un certo punto devi avere fiducia che potrai fermarti, girarti indietro e unire questi puntini. Ecco perché è fondamentale tenere in considerazione la parte attiva della pazienza, che è la costanza, mentre la parte passiva è la pigrizia. La pazienza non è semplicemente il sapere aspettare, cosa facciamo mentre aspettiamo? È lì la differenza. E allora forse dovremmo raccontare più storie di costanza. Dovremmo raccontare di come questo signore alle mie spalle, che si chiama Jack Ma, il fondatore di Alibaba, è stato rifiutato 10 volte ad Harvard, prima di fondare la sua azienda, Alibaba, e poi diventare l'uomo più ricco della Cina. Oppure raccontare di come questo signore, che si chiama Peter Westerbacca, il fondatore di Rovio, aveva lanciato 51 giochi senza successo, la sua azienda era vicina al fallimento, e poi ha ideato Angry Birds, che è diventato uno dei giochi più famosi della storia. Oppure raccontare di come Brian Acton, quest'altro signore alle mie spalle, il fondatore di WhatsApp, quando cercava lavoro, è stato rifiutato prima da Facebook e poi da Twitter. Poi decise di fondare la sua azienda, WhatsApp, e l'ha venduta proprio a Facebook per 19 miliardi. O raccontare di come Lea Busk, la fondatrice di TaskRabbit, abbia dovuto cambiare il business model della sua azienda decine di volte, litigare con gli utenti inferociti, col consiglio d'amministrazione, dimettersi da CEO dell'azienda, ma poi alla fine riuscire a vendere la sua azienda a IKEA e rivoluzionare un settore intero. Cosa hanno in comune queste quattro storie? Due cose: il focus su un obiettivo e
e l'amore per il processo. Perché io credo che la differenza in fin dei conti sia veramente lì. Nell'amare il processo, quello che fai, nell'innamorarsi del processo. Per capirci, il processo è la parte concreta, è la parte attiva, quotidiana, operativa della pazienza. Il processo molto spesso è già il risultato. Il processo sono i piccoli step che giorno dopo giorno ci portano al risultato. Il processo sono i puntini di cui parlava Steve Jobs. Volevo condividere con voi quattro motivazioni, ho scritto quattro vantaggi, secondo me, per il quale dovremmo riappropriarci di questa capacità perduta, di questa pazienza. Perché dobbiamo recuperare la pazienza? Secondo me le motivazioni sono tante, ma ho provato ad elencarne quattro. La tolleranza. La pazienza ci rende tolleranti verso gli errori degli altri, ma soprattutto verso i nostri. Ed errore dopo errore, noi non abbiamo solamente più esperienza, diventiamo anche più resilienti. E ricordiamoci che il famoso percorso di cui parlavo prima, processo di cui parlavo prima, non deve andare per forza in una sola direzione. A un certo punto dobbiamo avere anche la forza e il coraggio di ammettere con noi stessi che stiamo sbagliando e cambiare rotta. Il secondo è il tempo. La pazienza è l'unico modo che abbiamo per recuperare il tempo, che è una cosa sulla quale stiamo completamente perdendo il controllo negli ultimi anni. E in realtà è una cosa che è strettamente collegata con la nostra salute mentale e quindi con la nostra felicità. Le decisioni. La pazienza è l'unica arma che abbiamo per prendere delle decisioni ponderate, per avere il focus sul presente, ragazzi, sul momento attuale, per riuscire a valutarlo e in base a quello prendere una decisione. Volete migliorare le vostre performance di business, lavorative? Iniziate da questo. E il quarto e ultimo, la pazienza è necessaria per imparare, per ammettere con noi stessi che non sappiamo tutto, che non conosciamo tutto e a volte dobbiamo darci il tempo di imparare le cose. E allo stesso tempo però dobbiamo imparare ad avere pazienza, perdonatemi il gioco di parole, ricordandoci che le cose belle e importanti della vita non avvengono dalla mattina alla sera, in un giorno, il vero amore, la vera amicizia, o il, non so, in questo caso il successo lavorativo e la carriera. La pazienza è un'abitudine e in quanto tale dobbiamo allenarla. Come si allena la pazienza? Come facciamo ad allenare questa pazienza? Ricominciamo a porci le giuste domande, ricominciamo a darci degli obiettivi nel lungo periodo, avendo però la capacità di spezzettarli in tanti piccoli obiettivi, no? Il famoso divide timpera, godendoci questi piccoli obiettivi, godendoci questi piccoli successi quotidiani e i relativi insuccessi quotidiani, godendoci il processo, il percorso. Proviamo a cambiare la narrativa, iniziamo a parlare di risultati invece che di successo. Perché se volessimo fare una metafora sportiva, non stiamo correndo i 100 metri, raga, stiamo correndo una maratona, stiamo correndo una maratona. E una volta che abbiamo capito questo, io credo che la chiave del successo, o meglio, forse dovremmo dire la chiave per i risultati, sia veramente facile, credo che sia veramente facile. Perché chi cerca la gratificazione istantanea, quando non la ottiene, abbandona la gara. Ed è lì che si vede la differenza. Perché in un contesto dove il 99% delle persone abbandonano la gara, vince chi ha pazienza. Grazie all'attenzione.